Buonasera e benvenuti a tutti per questa coppa che si giocherà con PES ovviamente 2020, Hypercup 2020 dunque tra Étoile du Sahel e Juventus, le due squadre che hanno vinto tutte le coppe della propria confederazione. Cominciamo dall'Étoile du Sahel che vince la Champions League africana nel 2007, due Confederation Cup africane 2006 e 2015, due Coppe delle Coppe africane 97-2003, due CAF Cup 95 e 99 e due Supercoppe CAF 98 e 2008. È l'unica squadra ad aver vinto tutte le competizioni CAF. E ovviamente affronta la Juventus, che è l'unica squadra ad aver vinto tutte le competizioni della UEFA. Dunque, le due Champions League le conoscete tutti: due Champions League 84-85-95-96, due Coppe Intercontinentali 85-96, una Coppa delle Coppe 83-84, tre Coppe UEFA 76-77, 89-90 e 92-93, due Supercoppe UEFA 84-96 e una Coppa Intertoto del 1999. Questo, come detto prima, fa della Juve l'unica squadra ad aver vinto tutte le competizioni organizzate dalla UEFA, così come l'Étoile du Sahel è l'unica squadra ad aver vinto tutte le competizioni per quanto riguarda la Confederazione Africana Football, la CAF. Si gioca l'andata allo Stadio Olimpico di Susa, la Juventus scende in campo con Szczęsny in porta, De Ligt, Chiellini, Alessandro Danilo, Ramsey, Pjanic, Matuidi, Higuaín, Ronaldo, Dybala. Risponde l'Étoile du Sahel con Werner, Mooney, Gertin, Brazil, Prim, McPhaw, Lyons, Willock, Foderingham, Deal e Heston. Dunque si gioca l'andata a Susa, casa dell'Étoile du Sahel. Il ritorno si giocherà all'Allianz Stadium di Torino, casa ovviamente della Juventus, come ben sapete. Ovviamente adesso appena sarà pronto, ovviamente bisogna aspettare il collegamento. Eccolo qua. Eccolo qua, stadio, come Un vedete, caloroso benvenuto agli gremito appassionati dello sport in ogni per il ordine di mondo. posto. Siamo L'Olimpico qui di per Susa, vivere insieme un incontro al quale per la entrambe Juve le sarà, tifoserie vedete, questa è speravano la di poter Coppa, giocare al l'Hypercup, e meglio. La questa qua, tensione fuori bellissima, dentro lo stadio è l'Hypercup. palpabile, perché la posta in Vedete gioco è tutti i altissima. fotografi che la Fatevi fotografano, coinvolgere anche ovviamente. voi, che siate di parte o L'arbitro spettatori praticamente è neutrali. un Delio L'atmosfera Petrelli è di colore, elettrizzante, è quella dei un Delio migliori de appuntamenti Posmen. sportivi. E si Assistiamo a una comincia, sfida arbitro tra l'altro di eccezionale. Ci colore, auguriamo sia probabilmente di anche più Confederazione emozionante la Africana, partita. quindi diciamo anche l'arbitro di casa per Ci Étoile du Sahel, che compressi si è anche voi. È portato sicuramente un l'arbitro modo anche aggiunto allo da casa. spettacolo che ci attende sul È rettangolo iniziata la grigio. partita, ovviamente per la Juve sarà Sono importante queste fare le gol partite in cui qua, per scopri se il lavoro di una stagione dà effettivamente i l'Étoile du suoi frutti. Sahel è Per importante non vincere oggi prenderlo, servono concentrazione, ovviamente, e bisogna voglia di cercare, vittoria insomma, uno e magari 0-0 anche un farebbe pizzico di comodo alla fortuna. squadra Sono tunisina. perfettamente d'accordo con Alla te, Juventus Fabio. invece farebbe Concentrazione comodo provare a fare il risultato qua. C'è fantasiosa subito però un servirà. fallo di De Ligt, quindi attenzione, Non finisce perché sul referto per il momento. qua rischia Io intanto un decido di cartellino che sarebbe ricambiare il inutile, discorso. pronti via, ma soprattutto c'è una buona occasione per la squadra tunisina. Juventus che nella realtà ha giocato due partite in Tunisia. Tanto attenzione al cross, pericolosissimo. Primo tocco è Credo stato che degli sarà rinviato dal attaccanti, sì, fondo. sarà solo rimessa da fondo. Sì, la Juve ha rischiato però. Dicevamo, nella realtà, due Matuidi, partite, una negli anni 60, 2 a Alexander. 1 contro una rappresentativa tunisina, la seconda volta nel 92 con l'Esperance Tunis nella Higuain, Coppa Italo-Tunisina. Attenzione, Dybala, subito Higuain, calcio d'angolo, ha avuto una che buona occasione il conclusione, non ha Pipita, sbagliato nulla. ha cercato Poi forse troppo il conclusione tiro, doveva ampiamente provare a metterla meritata in e ha mezzo. reagito. Paolo Dybala, Diciamo, quei due pronto amichevoli, la alla seconda finita manetta. 3-0, tutte e due tra l'altro giocate a Tunisi. Questa è la prima volta della Juventus a È Susa. un'occasione. Alessandro tenta un tiro senza troppe pretese. Sperato. Palla fuori, rimessa dal Preferito fondo. tentare la Prova a conclusione, nonostante riorganizzarsi fosse l'Étoile molto du Sahel. lontano. Come detto, unica squadra ad aver vinto tutte le competizioni ufficiali organizzate dalla CAF, Confederation African de Football. Mentre la Juventus è Alexander, l'unica riconquista squadra la ad palla. aver vinto tutte le competizioni organizzate dalla UEFA, Unione European Football Nella fase Association. centrale del primo tempo, siamo ancora 0-0. Attenzione all'Étoile du Sahel che sta spingendo abbastanza, la Juve forse non si Prova ormai aspettava di aprire un casa. avvio così forte dell'Étoile du Sahel, poi arriva.
Matis De Ligt, come sempre un caterpillar, attenzione al contropiede della Juve con Higuain che sta mettendo in difficoltà lui da solo, soprattutto palla per Dybala che sbaglia lo stop, peccato veramente, questa poteva essere una buona palla gol per la Juve. McFall adesso prova a ripartire, l'Étoile de Sahel che sicuramente non è partito con paura nonostante la forza della Juve sia superiore. Matuidi, Ronaldo tenta il tiro facile per Werner. Ronaldo prova a dare la scossa alla squadra. Abbiamo detto quanto è importante questa coppa per le due squadre, proprio perché entrambe hanno vinto tutte le coppe della Confederazione. Questa è una sorta di supercoppa continentale. Sono le uniche due squadre al mondo che potrebbero partecipare a questa coppa, in quanto sono, ripeto, le uniche due in qualsiasi confederazione, sono le uniche due che hanno vinto tutto. Cioè nella Conmebol del Sud America non c'è nessuno ad avere questo record, così come nella FC e tantomeno nel Nord America. Le uniche due squadre, qua fallo su Pjanic, l'arbitro dice che si può andare avanti, io qua mi sembrava francamente un fallo abbastanza evidente. Attenzione, Eston prova a superare Chiellini, la palla è passata, attenzione qua. Ancora Pjanic che torna bene, Matuidi rinvia, forse finisce qua il primo tempo, ma forse c'è l'ultima palla gol. Vediamo Ronaldo che riesce a scattare sulla corsa, si riesce a scattare sulla fascia, lascia sul posto il marcatore, riesce a buttarla in mezzo, Higuain, il colpo, la grandissima risposta di Eston, e questa era l'occasione più importante del primo tempo, l'ha avuta il Pipita, incredibile occasione, la Juve poteva passare in vantaggio, sarebbe stato un gol importantissimo, Werner strepitoso, veramente l'Étoile de Sahel si è salvato. Inizia subito il secondo tempo, ragazzi, che occasione per Higuain, la Juve poteva tranquillamente passare in vantaggio. Ronaldo prova a far passare questo pallone, una grande idea, ma è lunga, però Dybala va a pressare, subito Juve che prova a mettere in difficoltà l'Étoile de Sahel con questa pressione, che però fa vedere anche un buon palleggio della squadra tunisina. Si ricomincia. Finora entrambe le squadre si sono dimostrate estremamente. Juve che non riesce più a recuperare palla. Fuori Gintan. Speriamo che esca perché ha un cognome impronunciabile. Palla per Willon. Willon, bravissimo. Miralem Pjanic, finora uno dei migliori in campo. Danilo, spinge Danilo. Attenzione alla Juve che prova a farsi vedere con Danilo che cerca anche la conclusione. Non era male. Brasil, Werner. Non era male questo tiro di Danilo. Poi c'è un rinvio lunghissimo, De Ligt, Ramsey, Dybala, Ramsey, Higuain, lunga. Peccato, l'idea non era assolutamente male. Ramsey ci arriva di testa. Bravo Ronaldo, bravo Dybala, è bravissimo Higuain, attenzione Higuain davanti al portiere, Higuain! Clamoroso Juve in vantaggio, Gonzalo Higuain al 70esimo sblocca la partita, è un gol che vale doppio perché è segnato fuori casa all'Olimpico di Susa. L'azione meravigliosa iniziata da Ronaldo, continuata da Dybala e conclusa perfettamente da Gonzalo Higuain, il Pipita, il ruggito del Pipita. Juventus 1, Étoile de Sahel 0 all'Olimpico di Susa, è un gol pesantissimo perché può valere nel computo della doppia partita anche l'Ipercup. La Juve potrebbe avere già ipotecato con questo gol, perché comunque il ritorno si giocherà all'Allianz Stadium, quindi insomma un gol in trasferta che come detto vale doppio, anche perché parliamoci chiaro sarà difficile comunque per l'Étoile de Sahel segnare a Torino, anche perché la Juve intanto ancora con Dybala prova a spingere, qua si è un po' inceppato. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. De Ligt come al solito monumentale su questi palloni, poi Higuain sbaglia il pallone ma Dybala lo riconquista. E allora la Juve riprende Higuain. Palla ancora con Higuain. Sbaglia ancora Higuain. La gioca in profondità. Arriva Chiellini. Higuain. C'è un fischio, forse c'è un fallo. C'è un fallo di Higuain che viene anche ammonito. Credo che qua potrebbe anche uscire adesso dal campo Gonzalo Higuain proprio per questa ammonizione. Ed è così infatti, vedete, arrivano i cambi, fuori Higuain, dentro Douglas Costa, dentro anche Bernardeschi e dentro anche Adrien Rabiot.
ovviamente forte, cerca mister Sarri di cambiare il più possibile. In effetti non ne aveva più. Come detto, la Juve cercava di andare ancora molto forte. Per gli ultimi minuti la Juve vorrà sicuramente cercare di chiudere il discorso partita e coppa. Bernardeschi è costretto però ad aspettare nessuno perché è completamente da solo. Pallone poi bruttissimo che fa, regala palla a Ronaldo che riesce a metterla per Douglas Costa. È lunga, è lunga di un pelo il pallone di Ronaldo. Douglas Costa non ci arriva, sarebbe stato importantissimo arrivare su questa palla, anche perché adesso probabilmente l'arbitro finirà la fischierà la fine. Ed è così, la Juve vince l'andata all'Olimpico di Susa. Il gol di Higuain è un gol pesantissimo, ma la coppa non è chiusa, perché con un solo gol l'Étoile de Sahel potrebbe clamorosamente pareggiare il computo delle due partite, anche perché la Juve, parliamoci chiaro, ha palesemente dominato la scena qui all'andata. E vediamo dunque subito la partita che si giocherà, come vedete, all'Allianz Stadium. Formazioni uguali, identiche. C'è Kraft, solo l'unica cosa invece che Howard per l'Étoile de Sahel. Per il resto tutto completamente uguale. Ovviamente dobbiamo aspettare il collegamento dall'Allianz Stadium. Vediamo chi riuscirà ad alzare l'Hypercup. Per chi stesse guardando, vedete l'Allianz Stadium, bellissimo questo scorcio di Torino. Vedete l'Hypercup, Juventus, Étoile de Sahel, questa è la coppa. Vediamo chi la alzerà. Ed è iniziata dunque la finale di ritorno. Avete visto anche la scena dello stadio, completamente diversa, l'atmosfera. Alexandro riesce a metterla in mezzo subito. Kraft che debutta in questa competizione con una bella uscita. Higuain che va subito a dargli fastidio. Ah, insomma, rischiato abbastanza, direi. Kraft e dunque attenzione adesso all'Étoile de Sahel. Ricordiamo che è obbligata a cercare, attenzione, c'è un pasticcio però della Juve, poi riesce a uscire bene palla al piede. Dicevamo che adesso l'Étoile de Sahel sarà obbligata a venire fuori, a differenza dell'andata dove si è permessa di fare un gioco molto chiuso per 90 minuti. Qui sarà obbligata a cercare qualcosa di più, perché con lo 0-0 vince la Juve e la Juve completerebbe il suo filotto di trofei invidiabile. Higuain subito. Gonzalo Higuain, la Juve in vantaggio, 17 minuti, e questo è il gol che forse chiude tutto, perché l'Étoile de Sahel dovrà fare due gol per pareggiare, anzi per vincere l'Hypercup. Scongiurati anche i calci di rigore. Questo è un gol incredibile di Gonzalo Higuain, un buco clamoroso dell'Étoile de Sahel. Si vede proprio che la squadra tunisina è venuta per cercare di giocarsela, e quindi più aggressiva, ma questo vuol dire lasciare anche più spazi. E Gonzalo Higuain in questi spazi si sa giocare, come tutta la Juve, che qua recupera subito un pallone. Adesso attenzione, perché la Juve potrebbe sentire l'odore del sangue dell'avversario e affondare definitivamente per alzare la Hypercup 2020. Subito 1-2, Dybala, Higuain, prova il pallone per Dybala, non è male, Dybala 2-0, meraviglioso scambio fantascientifico di Dybala, Higuain, Dybala di punta, come un giocatore di calcetto, di futsal, trova il gol del 2-0. Veramente bellissima questa azione, guardate Dybala, bellissimo, vedete, finta il primo tiro, non il secondo, è dentro, esplode l'Allianz Stadium, 2-0. Direi che la Juve ha in questo momento ha ipotecato definitivamente la Coppa, perché all'Étoile de Sahel serviranno ora 3 gol per vincere il trofeo, e la Juve ha dimostrato, al di là dei vari difetti, sicuramente una solidità che l'Étoile de Sahel oggi sembra aver perso. Lungo passaggio in avanti. Sicuramente la botta grossa ad aver perso in casa è stata moralmente pesante, anche se qua c'è un pallone perso da Ramsey molto interessante per l'Étoile de Sahel, che ovviamente cercherà anche solo il gol della bandiera per, insomma, per la soddisfazione di aver segnato la Juve. Attenzione, qua c'è un pallone molto pericoloso,
c'è stata una paratona, ma che occasione per le tue destre. C'è stato un attimo di silenzio perché Rick è entrato senza troppi complimenti. C'era addirittura paura che avesse fischiato il penalty. Sceglie di Andiamo battere corto. alla giocata. Può crossare in area. C'è un Cross cross, sul non è fondo della male, destra. Szczęsny! Si E questa era esprime una il grande fuoco occasione dell'area. per l'Étoile de Una Sahel. Palla parata che risponde a una buona per Matuidi, attenzione alla Juve che conclusione. quando Bravo trova spazi può l'inserimento. fare molto male. Matuidi vede Vede l'inserimento Ronaldo, del anzi compagno. vede Dybala, Si la palla è accomoda verso lunga. l'avventore Allora che di nuovo sventa l'Étoile de un'azione Sahel che si è rischiosa. svegliato e di colpo ha avuto occasioni importanti per Scodella in avanti. riaprire perlomeno Danilo moralmente la rivolta. partita. Ma Danilo recupera un altro pallone, che partita che sta facendo Danilo. Higuain, palla Dybala dentro, con una buona Dybala sequenza. prova a Allora, trovare il resta pallone, alla l'attacco fine di lo schierare. riconquista, Dybala! Dybala la piazza, la palla è fuori, finisce qui il primo Fermino tempo con la con Juve il che ha avuto retro. la palla Sfiora con Dybala per la chiudere mano del definitivamente la difensore in partita profondità. e andare sul Danilo parliamo 3-0. di tutt'altro risultato. Ma la Primo storia non si tempo fa meno dominato all'inizio. dell'andata, ma con più margine. L'andata non ci Si fu vede mai dunque neanche un'azione l'intervento dell'Étoile de finale Sahel. delle due Al ritorno squadre. possiamo Si dire che l'Étoile de anticipa Sahel ha la sfiorato situazione. Sono in ripetutamente vantaggio almeno il Juve gol, ma la prossima Juve alla avanti Juve. di Chiaro 2, che la quindi partita è ancora 2-0, e lunga, non devono col gol abbassare la guardia, dell'andata non devono possiamo dire cambiare che modo di giocare forse il perché può succedere trofeo ancora si di sta già tutto. avvicinando verso la bacheca 2-0 vanno così dello all'intervallo. J Vedremo se Museum, troveranno la forza per reagire. Corso Grosseto a Torino. Gran Già giocata in intanto azione ancora di la seconda Alessandro. parte di questa gara. Matuidi, Prim, Ottima pressione la sua. Palla recuperata. ottima chiusura. Recupera il pallone in Matuidi, scivolata. L'arbitro dice che si può proseguire. Ronaldo che ancora non è riuscito a segnare in questa competizione, sicuramente conoscendolo il portoghese è molto irritato da questo. Attenzione, Prova il palla tiro, gran fuori calcio gioco. d'angolo qua guadagnato da Ronaldo, che ha Ferma la palla, cercato certo un un nuovo intervento di golasso. Prim. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Dybala proverà il cross, lo ottiene, non è neanche del tutto male, la palla però viene Ottima messa parata fuori. fondamentale. Juve poco incisiva nei calci piazzati. Ci mette il De fisico e con Ligt, questo bravissimo, pallone recupera questa palla. De prova a Ligt, velocizzare il gioco con la Dybala, verticalizzazione. Ramsey, Dybala, Dybala. stop, prova il tiro deviato. Riesce a recuperare palla ancora. L'Étoile de Sahel, 63 minuti, passa il tempo, alla Juve fa anche comodo che il tempo passi senza consumare fin troppe energie. Il risultato sembra assolutamente ormai in cassaforte, L'appoggio anche sulla se la Juve fascia. continua a recuperare i palloni. Qua una gran Segura. giocata di Aaron Ramsey, entra in area Ramsey, 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 difende Occasione. troppo il pallone, Bravo. Ronaldo, Grande palo, sviluppo di palla. ed è Paulo Dybala che chiude tutto, 3-0. Non è la serata di Ronaldo, l'abbiamo Vantaggio capita, per ma loro forse in lo è di questa Paulo occasione. Dybala, che insieme a Higuain raggiunge reti 2 in questo torneo. Recupera Questo Ramsey. forse uno dei gol più facili che lui Grande abbia fatto in sviluppo di carriera. quest'azione. Grandissima la Anche giocata loro di in Aaron questa Ramsey occasione. qua l'Étoile de Sahel, messo Il malissimo portiere in Prim difesa. impatto sulla Tiene gamba. tutti in gioco, non difende, regala gol. Diciamo che la partita anche Tocco per loro morbido. probabilmente mentalmente è finita. Anche Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. perché siamo al minuto 71. Alessandro, Matuidi, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Difende palla. Poi mette Scatta verso l'inserimento di il pallone. Alessandro, sbaglia il pallone. Ormai veramente si attende veramente solo il fischio conclusivo e l'alzata del trofeo da parte della Juve, che dunque completa una collezione invidiabile, come detto prima, C'è ancora una rimessa oltre a due laterale. Coppe Campioni, tre Coppe UEFA, una Coppa delle Quanto Coppe, due poco non Supercoppe serve, davvero Europee, minimo sforzo di un due Wilson Coppe riuscito. Intercontinentali e una Sostituzione Coppa Intertoto. comprensibile. Sta Si per trova mettere molto in stanco, bacheca meglio anche fare entrare la un giocatore fresco. Ipercoppa. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Un Étoile de Sahel che ha messo l'anima in questa partita, bisogna dire la verità, ma Filtrata la palla in Juve si è profondità. dimostrata Ecco soprattutto in l'impatto questo formativo. ritorno ben altra cosa. La Cristiano Juve Ronaldo. continua a giocare il pallone con una classe che l'Étoile de Sahel ancora non ha, Ottimo magari potrà intervento crescere. nella Ronaldo, conclusione. ed eccolo qui, CR7 segna anche Ramsey nell'Ipercoppa, lancia gli lungo, mancava il Ronaldo gol insiste. nell'Ipercup. Cristiano Ronaldo fa esplodere l'Allianz, Juventus 4, Sostituzione Étoile de completa, Sahel Ronaldo 0. E la Juventus sta per portare a casa un altro trofeo Alessandro assolutamente Rivera strameritato, questo sono proprio. certi in pochi Guardate le secondi giocate di di Ronaldo, ma che risolvere il errore qua. contrasto. Invece che rinviare, lascia il pallone a Ronaldo, quei palloni lì, non li sbaglia. Sono Ormai siamo 83 nella minuti parte e bella d'allenamento. direi che il risultato è ampiamente consolidato, ma qua attenzione perché Ronaldo Dybala con pesca una palla Dybala, sulla Dybala che prova punta. il tirone, palla Palla fuori, ha dentro. rischiato un golasso ancora Dybala.
Juve che non rinuncia comunque a cercare belle giocate. Insomma, Kraft che non ha giocato all'andata, insomma, non si ricorderà questo debutto in questa competizione così, diciamo così, in maniera, non avrà un ricordo così positivo. Matuidi, 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 gran parata di Kraft, che se la trova un po' lì, bisogna dire anche quella. Lungo in verticale. Alexandro la tiene in campo, non Squadra vuol perdere irrelevante. neanche un secondo la Juve, Palla vuole giocarsela intercettata fino nel alla suo fine. senso della posizione. Lungo passaggio Grande prova avanti. dei due esterni, Alexandro e Danilo, ed è finita. La Incerta, Juventus finisce fuori. schianta l'Étoile de Sahel, vince Successo esterno l'Ipercoppa, immediato. vince Sicuro l'Ipercup tra le classifica due il squadre che campionato. avevano vinto tutto. UEFA Prestigiosa per la vittoria Juventus, CAF per vincente l'Étoile de Sahel. dell'Audi L'andata è Invalidi stata Stadium molto combattuta, è finita 1-0 col gol di Higuaín in Ritorno ritorno. per il Lazio, Assolutamente a Giorgiolo. senso unico, vedete i vincitori per Cup Juventus, le reti di Higuaín, doppietta di Dybala e Cristiano Ronaldo. Non c'è stata storia, non c'è stato neanche bisogno di cambi, niente, la Juve è stata nettamente superiore e come vedete la Juve fa già la foto con l'Ipercoppa 2020. E grazie intanto, io vi saluto e ringrazio per averci seguito, ovviamente questo spero sia l'inizio di altri video di questo genere. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento col prossimo video con la Juventus che vince l'Ipercoppa 2020 e completa così il Grande Slam dopo aver vinto tutte le competizioni della UEFA, supera anche la squadra che aveva vinto tutte le competizioni della CAF. Ciao a tutti ragazzi!